Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Satisfactory. Allora ragazzi, siamo rimasti qua l'ultima volta, e non proprio qua, però siamo rimasti a buon punto l'ultima volta e ho fatto qualcosa con camera, adesso vi faccio vedere. Nel frattempo ho spostato la cam verso sinistra, come avete potuto vedere sicuramente dall'inizio del video, perché di là vedete che mi copre, cioè scusate, di là mi copre gli obiettivi attuali, copriva gli obiettivi attuali, quindi voi non li vedevate, vabbè, almeno ci vedete. Tanto da questo, diciamo, riquadro qua c'è solo experimental build, quindi va bene, non c'è niente di che, anche se apro il menu vedete, lo vedete benissimo, perfetto. Ma vanno le ciance. Qui ragazzi, ho fatto una tipo struttura mezza volante. Perché? Beh, semplicemente perché sto cercando di fare in automatico queste taniche di carburante, perché tutte le volte devo andarmele fare io e perdo un sacco di tempo. Almeno così in automatico dovrebbe riuscire a crearle. Ora, ho messo una chest qua, così ce le metto anche dentro. Vedete? Ce ne abbiamo un po'. E quindi, così. Come adesso ce le prendiamo. Prendiamocele tranquillamente tutte e ci vado ad alimentare se riesco a capire dove stanno, sì, qua dicevo tutti i miei generatori, eccoci qua, questo, anche questo. Anche questo qua. E anche questo qua. Ok, così per un po' non dovremmo avere problemi. E tra l'altro qua le sta facendo di nuovo. Poi una volta che le ha finite, ragazzi, smantellerò tutto. E sì, perché qua ho riempito praticamente di biomassa. Quindi quando avrà finito la biomassa, questo lo smantello, questo lo smantello, questo lo smantello. E metterò tutto il carburante dentro quella cassa lì. Per... io lo so che non è una soluzione definitiva, ma è solo provvisoria. Però finché non abbiamo un generatore nuovo, ci dobbiamo accontentare di farlo. Diciamo, ho lavorato prima per non farlo dopo, poi quando registro. Allora, qui come potete vedere è tutto fermo. Perché? Perché ragazzi, io ho tolto un cavo che da questo palo mi porta a questo palo qua. Ci arriva, sì, ci arriva, vero? Sì. No, è troppo lungo, quindi che cacchio ho tolto? Ho tolto un palo. Questo. Yes. Vabbè, se no ce ne mettevo un altro. Ok, adesso è tutto acceso. Infatti il nostro consumo è nettamente migliore. Qui vedete che è schizzato su. Ok. Va bene. Un'altra cosa che volevo andare a fare, ragazzi, negli... non so se facciamo una live apposta per farlo, oppure ce lo farò in video. Adesso vedrò, deciderò se è abbastanza lungo da fare. E cioè... vorrei, per esempio, prendere questi tubi qua di ferro, queste barre qua di ferro, prendere queste lastre d'acciaio, le lastre di rame, i fili di rame, i cavi e soprattutto queste lamiere di ferro rinforzate che non vanno da nessuna parte, vanno solo, escono da qua, non vengono stoccate. E vengono direttamente messe in questa macchina qua che le raccoglie. Però una volta che è arrivata a 100, la macchina si ferma. E anche i rotori. Tante cose, cioè... diciamo che per ogni risorsa vorrei prelevarla dalla macchina. Cioè, non dalla macchina. Dal surplus della che la macchina butta fuori. E cioè gli avanzi, insomma. Voglio che mi vengano comunque prodotti. Ma voglio creare una catena di nastri che esca da qua. In pratica. Cioè praticamente che torni indietro, esca da qua, faccia tutto il giro, ragazzi, su quel lavoro enorme, e vada lassù. Ok, vi ricordate dove c'era... adesso vi faccio vedere con la rampa. Dove c'era... no, anzi, la rampa ci vuole troppo tempo a costruirla. Lassù, vabbè, andate a vedere i video vecchi, ragazzi. C'ero arrivato costruendo una piccola rampa. Ok, la voglio rifare, però ci voglio portare tutte le risorse con tutti i nastri. E ai lati ci voglio mettere i depositi. Nel senso,
lato destro e lato sinistro tutti i depositi per ogni materiale ciascuno, in modo che la base, cioè questa qua con il coso, con il come si chiama sto affare qua che sale in orbita, ok, sia piazzata là sopra. Così ho base con davanti i container e così se mi serve qualcosa prendo e crafto da lì. Ok, sono anche rialzato, quindi mi sembra una buona idea e guadagno questo spazio qua. Tanto lassù non ci vado a fare un tubo. No, lassù, 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 ragazzi, non ci vado, non chiedetemelo perché sarebbe un lavoro... Cioè, già è un lavoro enorme arrivare qua, figuriamoci lassù. Ok. Allora, in questo episodio, invece, che abbiamo chiacchierato anche abbastanza, faremo una bella cosa. E cioè, intanto andiamo a finire... il... Vediamo se c'è già i materiali in inventario. Quasi. Manca solo del filo di rame. Finiamo con l'obiettivo lassù, con su scritto obiettivo attuale frammenti viola, perché così andiamo a sbloccare, credo, il come si chiama? Il overclocking delle macchine? Overclocking? Una cosa del genere. Ok, quindi tac tac, va bene questo. Può essere sufficiente. I rotori ce l'abbiamo, non è che facciamo un giro a caso. I rotori ce li abbiamo, perfetto. Ok. Le lastre le abbiamo già consegnate, quindi stiamo a posto. Prendiamo la porta per una volta, scusatemi. Dove c'è? Poi, in questo episodio andiamo a sbloccare anche... Adesso faremo un po' avanti e indietro, Perché, ecco, vedete perché voglio tutte le risorse là. Così, in questo modo, prendo le risorse dal container e in pratica sono già qua. Ok, sono già qui. E quindi, basta che io faccia così. Tac, e consegno. Tac. Tac. Anche perché adesso ne richiede poche, però più avanti vedrete che ne richiederà molte altre. Questa comunque dovrebbe essere istantanea, questa ricerca, quindi non dovrebbe partire niente. E mi dovrebbe sbloccare per upgrade, va bene, new part. O è partito lo stesso? Ma pensa che parte lo stesso sto coso. Cacchio va. Quanto mi ci vuole? 10 minuti per tornare. Porca miseria. Vabbè. Nel frattempo andiamo a farci l'altra ricerca. Dove cazzo? Qua. Sì, perché ho girato la base, quindi ora sono abituato che era dall'altra parte. Vorrei andarmi a sbloccare a livello 2 le... Ecco, queste. Le passerelle. Che sarebbero camminamenti dove ci camminiamo sopra noi. E li vado a piazzare, ragazzi, oggi faremo questo. Diciamo a cavallo dei nastri. Portatori. Servono solamente, selezioniamo l'obiettivo così lo mette là, lo vedete anche voi, non c'è la cam. Andiamo a prenderci le risorse, cioè i tubi e avanti e indietro, tubi di ferro, lastre di ferro e le barre. Ottimo, prendiamo e poi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono tornato alla base dopo aver preso tutti i materiali. Provavo se il microfono registrasse ancora. Sì, infatti lo sta facendo. Perfetto. E allora, qua mi sono fatto del tessuto. Tanto vi ho tagliato un attimo anche perché questo countdown scendesse. E mi sono fatto un po' di tessuto perché prima di, diciamo, andare a fare una prossima ricerca, direi che potrei mettere ad analizzare questo tipo di tessuto. No, questo voglio. Grazie. Ok, e me lo metti qua. Ok, 7 minuti e 30 per inizio dell'analisi. Iniziamo l'analisi così alla fine del video la vediamo. Va bene. Adesso abbiamo 1 minuto e 30 secondi prima che torni sto coso. E vediamo un po' che si fa in questo 1 minuto e 30 secondi. Ma potremmo decidere di fare... Non posso mettere dentro i materiali subito? No. No. Però andrei a vedere un po' di obiettivi in realtà. Vabbè, questo è quello che ci serve. Allora, a livello... Oh, se no ci sono le piattaforme di lancio. In realtà io non le ho mai usate queste, anche perché non le vedo utili, preferisco i mezzi e queste non... Boh. Cioè, in pratica questo vi catapulta, voi dovete atterrare su questa cosa qua. Non so bene come funziona, però... Oh, ci proveremo, Non vi assicuro niente. Mentre questo che è a livello 3 mi interessa particolarmente, perché qui abbiamo il trattore, finalmente, la stazione dei camion,
Il generatore a carbone grandissimo e lo scanner per cercare il carbone per alimentare il generatore, suppongo. Quindi abbiamo l'energia elettrica a carbone. Fantastico, perché non dobbiamo più, diciamo, produrla noi a mano, ma manderemo dei mezzi o delle trivelle automatiche che vanno a scavare sto cacchio di carbone, ce lo trasporteranno in automatico alla base e verranno caricati sul generatore. Tanto il nostro razzo qua è arrivato, lo so, la nostra navicella è arrivata, è tornata indietro. E intanto, ragazzi, vi faccio vedere questo qua che è di livello 3, abbiamo detto il carbone, poi abbiamo il combattimento corpo a corpo, che questo è utile perché abbiamo il folgore alieni per difenderci quando andremo in esplorazione, probabilmente prima di andare a cercare carbone questo ci servirà. E va bene, l'inalatore di medicinali possiamo anche farne un po' a meno per adesso. Questo, niente frammenti viola. Poi abbiamo qua, vabbè, ma questo è avanzato, cioè la produzione d'acciaio. E finalmente qui si sblocca l'ascensore spaziale parte 2 e l'ascensore spaziale parte 3. Quindi avremo questi due parti che ci serviranno per procedere la costruzione dell'ascensore spaziale. Per cui abbiamo un contenitore di stoccaggio industriale, che sarebbe quello doppio, cioè trasporta molto di più, contiene, diciamo, molto di più. Il nastro trasportatore ancora più veloce e l'elevatore ancora più veloce di quello di prima. Poi si sbloccheranno altri livelli con l'ascensore spaziale che andremo a sbloccare. Con i materiali che consegneremo praticamente alla nave madre. Questo è tornato molto bene. Noi possiamo tranquillamente adesso metterci dentro le risorse che servivano alla ricerca. E tac, e vai. Dovrebbero essere comunque istantanee. Cioè, servono 4 minuti per tornare, ma noi dovremmo già averle. Vediamo, e infatti eccole qua. Ora andremo immediatamente a costruirle, perché toglieremo immediatamente queste. Quindi qua ci metteremo, allora, sul 7, anzi facciamo sul 6, questa 7, 8, 9 e 9 e 10. Ok, quindi ci mettiamo tutti i pezzi qua. Perfetto. Ora che ce le abbiamo, ragazzi, queste cose qua le andiamo a costruire. Che cosa servono per costruirle queste? Andiamo a vedere. Servono un fracco di tubi. Ah, bene, quindi ci riempiamo l'inventario di queste barre e queste lastre. Ok, barre e lastre non dovrebbero essere un grosso problema, ma ne abbiamo un po', non proprio. Ah, a proposito, intanto che andavo a cercare legna, ho trovato anche questo silice. Penso sia tipo silicio o una roba del genere, lui lo chiama silice. Non so, probabilmente ci sarà utile più avanti. Per il momento non ci ho trovato grande utilità. E magari quando faremo l'elettronica, forse il silice servirà. Probabilmente ci servirà. Non so perché non l'abbiano chiamato silicio. Comunque, vabbè. Questo no, questo no, questo no. Ok, non abbiamo lastre, scusate. Ho messo giù tutte le lastre. Allora, andiamo a costruire una mega piattaforma che ci gira intorno a queste cose qua, perché sennò dobbiamo finalmente saltare e non è bello. Allora, qui abbiamo il rame, qui abbiamo i lingotti che trasformano in lastre, quindi le lastre eccole qua. E ne prendiamo un bel po'. Facciamo anche così. E andiamo a prendere anche i tubi che sono dall'altro lato. Le barre sono dall'altro lato, quindi nessun problema. Perfetto. Ora, l'idea è questa, nel senso che per andare da una parte all'altra a prendere le risorse noi siamo costretti a saltare sti cacchi di nastri. Vediamo un po', quindi quando noi usciamo da questo lato dobbiamo saltare sia di qua che di qua, quindi qua, esattamente a questa altezza, io ci andrei a costruire immediatamente una piattaforma a T, quella T. Eccola qua, sulla 8, sull'8. Incrocio di passerelle. Però rialzate, non si possono mettere rialzate, scusatemi. Allora, aspetta un attimo. Come possiamo fare? Allora, possiamo. Ecco, questa è una rampa, quindi qua ci sta. Io lo volevo fare sopraelevato, non volevo fare uno schifo. Possiamo. Magari anche così. Anzi, un po' più in qua. Ma non lo puoi mettere dove voglio io, invece che lo metti dove ti pare a te? No,
Non lo metti. Io. Te lo volevo nell'altro. Ok, scusate ragazzi il taglio, però per costruirla dove mi pare a me, questa roba ovviamente è venuta giù la notte. Allora, ok, in realtà non era neanche qua perché la volevo esattamente qui al centro, però vabbè, ma contento, speriamo che non faccia troppi danni. Allora, la passerella dritta no, ci vuole la rampa che va su, scusate il mega taglio ragazzi, però non mi piazzava questa rampa qui. Questo punto non me la voleva mettere. Vabbè. Ok. Dicevo, adesso andiamo dritti di qua. Di qua. Dritti di qua. Anzi, sapete che faccio? Qui. Questo punto qua. Riusciamo a mettere questo. Bello incrocio. Oh, mo, adesso sì. Perché qua andiamo giù. Dimmi che ci vai. Ragazzi. Ci sono i macchinari adesso che qua rompono le palle. Vedete? Se era perfettamente al centro, io qua ci arrivavo. Vedete? Queste rampe qua mi ci stavano. Se ero perfettamente centrale. Mentre adesso sto cazzo che ce la fai. Qui manca un pezzo. Vabbè. Allora facciamo che non si scende da questo lato. Mi piace? Vabbè dai raga, bisogna scendere a qualche compromesso. E tiriamo via questo. Questo lo mettiamo dall'altra parte comunque. E qua ci mettiamo il classico. C'è la ringhiera da una parte sola. Ok. Avanti. No, qua scendiamo da entrambi i lati perché qua c'è la porta. Quindi facciamo che andiamo dritti. Adesso, scusate che non trovo il pezzo. Ok. Adesso questo qua dovrebbe essere allineato con la porta. E anche se non è allineato, chi se ne frega. Vai. Ok, perfetto. Qua però sempre il corridoio che va di là, mentre di qua invece dobbiamo fare una roba del genere. Quindi giù di qua. Perfetto. Giù di qua. Ok. Ora tu vai giù di qua e giù di qua. Ok. In questo modo noi saliremo da qua. Poi potremo scendere da qua comunque, fare il giro, penso. Sì, infatti. Ok. E vabbè. Di qua non si può scendere, anche se era molto più comodo. Mentre di qua andiamo di qua e potremmo raggiungere due lati. Perfetto. Vedete questo lato qua e questo lato là. Quando siamo stanchi, torniamo qua. Tac. E prendiamo la porta. Perfetto. Mentre qua passiamo sopra i nastri. Ok, molto bene. Al massimo che possiamo anche passare qua sotto comunque, no? E fare. Possiamo fare quello che ci pare, insomma. Molto bene, quindi qui adesso ci mettiamo un'altra bella passerella dritta. Un'altra bella passerella dritta. Qua ci facciamo la stessa cosa. La facciamo più avanti. Così c'è anche già la porta. Vediamo se riusciamo però centrarla. Ok, sì. Crocio. E qui abbiamo una rampa che va di qua, esatto. Giù di qua, rampa che va giù di qua. E la rampa scende così. Molto bene, anche qua ci stiamo. Qua ovviamente abbiamo fatto bene a farlo un po' più altino, perché così passiamo anche sopra sto coso. Non ci impediva il passaggio. Vabbè, io direi che qua potremmo anche scendere così. Vabbè, mettila lì per il momento. Se la vuoi mettere a tutti i costi. Tac. E tac. Perfetto. La togliamo. Poi comunque l'idea è
Una volta che è finita, costruirle anche tutto intorno. Ok, tutto intorno alla fabbrica. Cioè, nel senso, qui risaliamo, magari, ok, con una rampa, e facciamo un giro anche tutto intorno dove ci sono i nastri. Poi, qui, adesso che abbiamo... Puoi togliere sto coso, grazie. Possiamo scendere per dire, vabbè, prendo sta roba. Ok, vabbè, che questi sono vuoti. Prendo questo. Oppure salgo di là. Tac. Scendo di qua. E di qua posso tranquillamente accedere a questo gruppo di risorse. Perfetto. Ok. Ora, vabbè, qua, ragazzi, non credo che ci riesca a fare quel lavoro lì, anche perché ho il nastro, mi si mette giusto giusto, cioè, ho il ponte, mi si mette giusto giusto qui, o se no non credo che qua riusciamo a farlo. Vediamo un po', dito fortemente, giovane botta di culo stratosferica che noi non abbiamo, infatti potremmo tranquillamente metterlo di qua, meno che no, vedete, non ci vale in mezzo. Cioè, in mezzo alle due non ci può andare. Vabbè, scusa, da qua così mi fai saltare su. In mezzo alle due non ci va. Va bene. E massimo. Dobbiamo farlo qua. Vedete che vi dico che era complicato prima? Ecco, fermo lì. Ok. Proviamo a vedere, anche se non credo. Tanto adesso vado solo dritto per verificare se va a costare con le altre. Ma cade la smonto, ragazzi. Ecco. Ma qua mi diceva sbattere contro, sicuro. Infatti, vedete. Vabbè, però posso comunque fare una rampa che sale. No, fermi, si può fare. Perché io qua, tipo, ci vado a fare una rampa. Vale qua. Qua si può fare, no? Fermi tutti. Qua scende. Perché no? Non è bello da vedere, però bisogna contentare. Un po' più lunga sta rampa. Ok. Ecco. E tac. Ok, magari questo lavoro potrebbe essere anche... potrebbe risultare anche un po' noiosetto. Però è necessario, in realtà. Qua si può scendere. Ecco, qua ci faccio un incrocio a T per scendere, però. Qua, non ha passare la curva? No, T. T. Guarda, di aver premuto l'8, in realtà. Va bene, qua scendiamo. Ok. Poi invece andiamo dritti. Oh, ti attacchi qua. Tanto lo dico io dove ti devi attaccare. Perfetto. Vedere qua. No, qua io voglio... Non so se è allineato, ma ne dubito fortemente. Però, mal che vada, vabbè. Qua ci stava bene questo. E quindi ce lo mettiamo. No. Lo mettiamo. E qua andiamo dritti con il nostro ponte fino alla fine. Ok. E qua si può anche scendere. Qua scendiamo qua. Scendiamo qua. Oh. E vabbè, non è proprio allineato, ma vabbè, non si può avere tutto. Comunque noi non ci passiamo sotto, infatti. Per passarci sotto dobbiamo essere qua. Altrimenti. Dovrei fare tutto più alto, però poi se faccio tutto più alto, qua vado più avanti ci sto. Qua vado più avanti ci sto. Non ci starei anche se facessi tutto più alto. Potrei anche farlo tutto più alto,
vedrò poi in futuro. Qua invece scusate, vediamo un po', forse io posso per questo. Lo posso staccare. Ci mettiamo. Qua faccio una prova, ci mettiamo. Vabbè, qua però se mi alzo non passo di qua. Qua non passiamo, quindi, perché c'è il palo in mezzo alle palle. Vengo a spostare il palo, ma vabbè. E mettiamo sempre questo e andiamo giù solo da un lato. Vedi là. Ok, e qua invece adesso ci stiamo per forza. Qua è più lungo. Ok. Andiamo a finire sul nastro, che non era proprio come avevo programmato. Grande! Vabbè, adesso per il momento sta così. Uno viene qua e lavora. Ok, perfetto. Qua poi io off camera, ragazzi, ci vado a fare la stessa cosa, in modo da poter accedere a tutti questi depositi di stoccaggio senza stare qua a fare sto lavoro, diciamo, sempre qui a saltare. Magari ce lo faccio proprio raso raso, proprio vicino possibile, così posso accedere direttamente dal ponte. Ecco, questo potrebbe anche essere un'idea. Ok. Poi adesso comunque andiamo a osservare tutto come è venuto. Perfetto. E un altro, vabbè, qua non serve in realtà. Bene. Ora adesso andiamo a vedere come è venuto il tutto. No, però comunque è venuto fuori abbastanza un buon lavoro, Poi magari vedete li posso unire anche ai lati. Adesso quel lato là pare un'unione di ponti. Ah sì, anche di là. Oppure anche qua che passa qua sopra. Non sarebbe male. Ok, mi sembra che non sia venuto comunque affatto male. Bello da vedere. Comunque ragazzi, quando è finito sarà una figata. Però adesso facciamo così e andiamo a vedere come è venuto da lì sopra, ovviamente. Perché no? Possiamo costruire? No. Possiamo costruire una fondazione provvisoria per salire l'infinito e oltre qui? Pronto? C'eri però. Tardo. Tardo. Perché non la metti qua? Basta. Ok. Che qua può andare. Quindi. Vai, fai con la rampa. Senza venire però addosso all'altra, però vorrei andare a vedere il lavoro, non intrigarmi qui. Vabbè, ok. Pensavo peggio. E dai, non viene male, no? Vabbè, a parte sto schifo qui che è lì in mezzo, però mi è servito per salire. Che ora toglieremo. Potevo farlo dall'altro lato comunque, sono pirla io. Ok ragazzi, l'ho fatto dall'altro lato e sì dai, viene abbastanza bene. Questo più lungo, quello più corto, quello più lungo. Vabbè dai, è una figata più o meno. Poi magari quando è finita. Ok. Dobbiamo espanderci un po' dall'altro lato con le piattaforme. Dobbiamo espanderci un po' da questo lato. E vedere. Insomma, sono sul camignolo qui del coso, Ok, del miner. Bene. Qua sopra, come detto, ci volevo mettere tutti i container qua infilati qua. Così. Tac 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 tac. Fare le piattaforme, magari farle tutte piane. Non so se magari farle anche. Che cazzo è sta roba? Un momento, raga. Guarda quella roba lì. E fu così che andò verso la morte. Che è? Sta fa scherzi, Questa roba. Sbrilluccica. Som slurp non finito. Ma se non è finito, che faccio? Vabbè, sei finito. Non finito.
Forse non è infinito, è non finito. A metà praticamente, vabbè. Cazzo. Cosa vuol dire? Questo me lo dovete spiegare, vabbè. Abbiamo preso il coso non finito. Qualcuno l'avrà lasciato lì, ci abbiamo preso gli avanzi praticamente. E... vabbè. Il mio sogno è saltare sul robottone. Ma cazzo, ci sono neanche riuscito. Facciamo per favore decollare. Ma che cazzo succede? Scusate se io sono quassù e faccio partire sto coso. Il problema sarebbe fare il giro in tempo, però. Vedete il caso che ci riesca, io sono quassù. Ma che succede? Che questo parte verso lo spazio. Ci proverò. Ma non oggi. Oggi ci suicidiamo. Bene. E vedete che scrive danno a Fixit? Quindi non so se siamo umani o di proprietà di qualcuno. Questa roba qua, sto somma, sdottrava un oggetto alieno a forma stranamente familiare. Analizzare questo oggetto non ti darà nulla. Attendi. Siamo sicuri che non mi darà... Come mi stanno a fregare? Ma sicuramente... Ma cacchio, c'era anche scritto. Analisi del tessuto completata. Seleziona un nuovo campione dell'elenco. Organizzare un'analisi. This fabric is suitable for the creation No, of non ce l'ho tear neanche sheets. tra... Meno The male. derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Ah, paracadute. Ah, ok, ci hanno fatto... Ci hanno detto bene, ora puoi craftarti i paracadute. Beh, è che sarebbe stato utile per non prendere danno lì, probabilmente. Sono andato in giro, ragazzi, mentre raccoglievo legno ho trovato altre due lumache. E comunque andremo a caccia di ste robe. Che assieme. Ne voglio una. Perché una mi serve per cominciare la ricerca. E la mettiamo. Inizia l'analisi di sta roba. Quanto è che ci vuole? 5 minuti, va bene. Comunque, l'idea, ragazzi, di base, diciamo, era quella. Cioè di fare tutte le piattaforme. Ciò che farle in un video solo richiederebbe un casino di tempo. Oppure potrei farla, ma tagliare come un pazzo e insomma alla fine non voglio che venga fuori uno schifo. Però insomma l'idea era questa. Non so se sia utile, fattibile o quant'altro, però credo che possa servire a qualcosa. Allora, nel frattempo ragazzi, ultima cosa, ma non ultima, no, qua è veramente l'ultima. E cioè... Vorrei, ecco, vedete che qua già devo saltare perché c'è una porcheria. Allora, vorrei fare il livello 3 del. Oppure sbloccare questo, piattaforma di lancio, così magari le provo off camera a vedere se... Ma sì, faccio questo, guarda. Faccio queste piattaforme perché dovrei già avere tutto. Quindi le posso anche già lanciare. Attenzione però. Un secondo. Quella rampa. E della rampa. Dall'altra parte. E di là. Vabbè, non ce la farò mai, giusto? Oh! Vai, forza, forza! Milestone reached. Buildings aimed at factory traversal, including several different categories of jump pads, can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Merda! No, non faccio in tempo, vabbè. Però deve essere stata una figata. Ok, però adesso io sto sbloccando queste cacche di piattaforme a gel. Quindi se io vengo giù, mi lancio sulla piattaforma a gel e poi salgo lì su, molto prima. Ma come la mettiamo? Vabbè. Comunque ragazzi, ci riproverò anche la prossima volta. Intanto questo qua non so cosa farmene. Lo metterò qua. Così. E dicevo, grazie per essere stati con me, noi ci vediamo alla prossima. Da lì un trip è tutto, intanto io qua sto ancora craftando ste robe, vedete che ci mette un botto a farle, però almeno non le facciamo noi. E vabbè, comunque sta accumulando carburante. Qua quanto carburante è rimasto? 133, stiamo bene che a posto. Quindi, grazie a tutti per essere stati con me, ragazzi. Leon Trip vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre con il prossimo appuntamento qui con Satisfactory, non so se in live o in video. Grazie a tutti, ragazzi.
like, commenti, condivisioni, dalle trippe. Ciao ragazzi.